Guido Bertolaso, qui intervenuto all'Aquila per ricevere questo attestato di riconoscimento e riconoscenza per il lavoro svolto subito a fronte della crisi per il devastante terremoto. Partiamo però da una dichiarazione che lei ha fatto, Bertolaso, nel corso del suo discorso, parlando proprio della tragedia di Parigi, della cattedrale di Notre Dame divorata dalle fiamme. Lei ha ribadito come spesso nelle emergenze ci sia sempre qualcuno pronto a criticare il lavoro dei vigili del fuoco e di chi opera nell'emergenza. Beh, lo sappiamo bene, prima pensavo che fosse solo l'Italia un paese di commissari tecnici, ma evidentemente mi sbagliavo, ci sono anche altri personaggi in giro per il mondo che pensano di essere dei totologi e dei commissari tecnici, perché abbiamo visto che mentre c'era in corso lo straordinario lavoro dei vigili del fuoco francesi e di Parigi, che sono riusciti a contenere una situazione che secondo me probabilmente rischiava di far perdere completamente la cattedrale di Notre Dame, c'è qualcuno che si è messo lì a dare delle informazioni, dei suggerimenti, fate presto, come se i vigili del fuoco avessero bisogno di qualcuno che dicesse che dovevano fare presto. Un'emergenza che lei si è trovato ad affrontare nel corso del sisma del 2009. Cosa diciamo, da questa esperienza le è rimasto dentro, cosa rifarebbe, cosa magari modificherebbe nel quello che è stato fatto? Ma io credo che sicuramente rifarei tutto, soprattutto rifarei quello che era il sistema di risposta all'emergenza, che in quell'occasione è stato assolutamente sbalorditivo. Basta andare a vedere quelli che furono i pareri e i commenti, appunto, di tanti autorevoli personaggi anche internazionali che rimasero stupefatti da quella che fu la risposta del sistema nazionale di protezione civile all'emergenza. Fare paragoni è sempre antipatico, ma le chiacchiere stanno a zero. Dopo il terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908, l'unico terremoto che ha interessato un capoluogo di regione, una città d'arte, il centro storico di una città d'arte, è stato purtroppo quello dell'Aquila. E quindi paragoni con altre situazioni che hanno colpito magari territori più vasti ma poco popolati e comunque con situazioni anche urbanistiche, architettoniche diverse, Non ci stanno, l'unico è quello. Intervenire all'Aquila era difficilissimo sia nella fase di emergenza sia e soprattutto nella fase di ripristino di condizioni normali e della ricostruzione.